Uno dei momenti che le spose ricordano con maggiore emozione è il momento del velo, quando lui scopre il volto di lei. Ed è lì che inizia veramente la cerimonia. Il velo ha sempre avuto un valore simbolico, sia oggi che in passato. Scopriamo la sua evoluzione. Atmosfera, grazie! Parliamo di quando si combinavano i matrimoni per interesse delle famiglie. In quel caso il velo, lasciatemelo dire, era proprio un vero effetto sorpresa, perché lo sposo poteva alzarlo soltanto quando la cerimonia era terminata. Quindi se la sposa non corrispondeva ai gusti dello sposo, ormai i giochi erano belli che fatti. Siamo abituati ad accostare il velo al colore bianco, ma nell'antica Roma, proprio perché si chiamava flammeum, il velo aveva i colori del fuoco. Giallo e rosso, a simboleggiare protezione per la coppia e buon auspicio. Furono poi i cristiani a cambiare il velo nel colore attuale come simbolo di purezza e verginità. Nel Medioevo il velo era rigorosamente di lino. Ora dovete pensare alla difficoltà di andare ogni volta da Lino a chiedere questo velo, cioè delle liste d'attesa infinite. Oh, ma io non la volevo dire sta battuta, e se è colpa sua. Comunque, stendiamo un velo pietoso e, ritornando seri, il ruolo del velo era quello di proteggere la sposa dagli spiriti maligni e dal malaugurio. Nei tempi moderni il velo acquista un valore prettamente estetico ed è un accessorio di bellezza realizzato con tessuti pregiati ed eleganti di diverse forme e lunghezze, ma paese che vai, usanza che trovi. Ad esempio al sud, ogni metro di velo corrisponde ad un anno di fidanzamento. Quindi più è lungo il velo, più è stata lunga la storia d'amore. In giro per il mondo, ovviamente, ci sono tanti altri significati, tradizioni, usanze, ma c'è anche chi non ama indossare il velo e preferisce un copricapo o altri accessori. Voi che cosa preferite? Velo sì o velo no? Scrivetemelo nei commenti, mettete tanti like e condividete. Un bacio, alla prossima da Piero, da Benedetta. In questo caso il velo faceva proprio un vero... Il velo era di... Era... come simbolo di purezza e verginità. Perché mi guarda a me? Non so. Sì. Ma perché? Stavi registrando? Certo. Ah! Nei tempi moderni il velo ha un valore prettamente estetico. Acquista. Acquista. Nel sud Italia... ogni metro di velo corrisponde... Ad esempio. Ad esempio, al sud. Ah! Ma c'è anche chi non ama indossare il velo e preferisce un copricapo o altri accessori. Mi sono dimenticata. Ah, posso ricominciare da qua? No, ti prego, l'ho fatta anche bene. L'hai fatto un po' strano. Va bene. Piero, da Benedetta. L'ho fatta bene? Sì. Ok.